comitato di Quarata è ancora qui oggi a chiedere con i soldi degli introiti delle cave la caratterizzazione del suolo, cioè quelle indagini, quei monitoraggi che sono previsti dalla legge e tutti gli altri generi di lavori, di attività, di opere che possono attutire disagi creati dall'escavazione. Queste le richieste all'amministrazione comunale di Arezzo da parte del comitato di Quarata. La frazione era tornata sotto i riflettori alcuni giorni fa a seguito della decisione di destinare i contributi versati dai cavatori delle cave di Quarata alla manutenzione stradale della frazione, 184.000 euro circa. Certamente il manto stradale potrebbe essere anche effettuato tramite quei soldi che sono destinati alla manutenzione ordinaria. Chiedete anche un incontro, comunque l'apertura di un dialogo con l'amministrazione comunale? Certamente sì, anche in questo ultimo periodo siamo stati in contatto, abbiamo avuto degli incontri, non ancora abbiamo trovato una linea comune per operare insieme collaborativamente, è un argomento molto complesso, molto difficile, molto oneroso, per carità. Quindi avviare il monitoraggio del suolo per poi programmare interventi di passo in passo futuri e insieme all'amministrazione che tutela l'ambiente, che tutela i cittadini, trovare una linea comune. Vi preoccupano le cave? Le cave non ci preoccupano, ci preoccupano le criticità che sono evidenti e reali, ormai appurate in questo territorio. Non sono le cave il problema, sono quelle criticità che sono già emerse palesemente, cioè non è il comitato che se le ha inventate.